poi in alto i cuori, sono tornate le travisate. Per dire, il Previ abita in Veneto, a giudicare dal colore della pelle. Più o meno. Travisate, travisate che ci potete segnalare tramite Twitter con l'hashtag. Questo, eccolo, sì, questo è vero. Questo è vero, canzoni travisate, oppure al 347-342-5220, dirette dj.it, pagina Facebook o blog, oppure dove vi pare anche potete portarcele qui a via Colombo con una missiva. Arriva Razzi con la missiva che doveva dare in Nord Corea, con scritto "ho una travisata per voi". Con Lancia quest'anno si è stabilito di fare le travisate dedicate. Dedicate, cioè? Dedica su travisata. Una settimana. Cioè un ascoltatore può dedicare la canzone travisata alla amata. Esattamente. Bello, bella idea. Marco, ascoltatore del trio da Udine, sì? Vuole dedicare una travisata a tutto lo staff del trio Medusa. Che carino. Ma Marco me lo immagino poi bianchissimo, essendo di Udine. Fondo del mio cuore, al vostro rientro vi dedico la travisata dei Dire Straits, dove Mark Knopfler, in Salto non Swing, un grande classico, dice "tre mesi e fest". Per qual motivo? Però non sono stati tre. Sono stati due mesi. Giugno, luglio. Luglio, agosto. Dai, sono andati due mesi e una settimana. Avete scassato tanto la minchia con questa storia che quest'anno il contratto ci scade a fine luglio. Siete contenti? Oh. Però facciamo un appello, ok? Oggi noi iniziamo. Fabio Volo, dopo di noi. No, lo hanno fermato per il Burda Bunga. Ecco. Sta facendo Burda Bunga, eh! Guarda! È eruttato! Cioè tu ce l'ava ovunque, per Reykjavik! Attenzione! Piccolo speciale vacanze! Sì. David Byrne e Talking Heads, quando va a Capocotta a prendere il sole nudo. Sotto, arriva in spiaggia con dei costumini acrilici che scolorano, comprati per 2 euro. Poi si smutanda e si stupisce in Who All Loves Come to Town e dice "che palle colorate che c'ho!" È troppo sole, non è costumino, prendi troppo sole. Ah, perché gli escono fuori e quindi si scottano. La metti ovunque, ma non lì, alla fine. È a riprova che non vai in vacanza nel nord-est, perché lì il sole ne prendi poco quest'anno. Tim Tupé. Sì? Tupé. Fabri Quagliotti dei Rockets. Sì. E Stefano Dorazio dei Vernici. Vanno in vacanza a Gattiomare, col chiaro intento di combinare qualcosa. Dai. Si becca quest'anno. Quagliotti e Dorazio sono due sfigati terribili. Sì. Non sono per nulla hipster. No, niente. Si vestono malissimo, tra l'altro. Risultato, tutte le ragazze si allontanano. Per questo sconsolato Tim Tupé in Fliegerlied canta "mai nessuna ce l'ha da la 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 la". Heute ist so ein schöner Tag. Heute ist so ein schöner Tag. La 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 la. Heute ist so ein schöner Tag. La 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 la. Cantata io st'estate. Ma perché non ce l'hai fatta prima questa travisata? Diventava l'inno del nostro tour, eh? Vai, ma nessuno ce l'ha. Heute ist so ein schöner Tag. La 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 la. Ci siamo fatti un tour cost to cost per cercare di rimorchiare. Niente. Dai, l'ultima. I Toto hanno una certa età e a svernare vanno a Miami, ma già inizio primavera, piuttosto coraggiosi, rinunciano all'abituale felpetta. Certo. Come ricordano in Giorgi Porgi, a marzo si sta bene. Ai mondiali di Brasile 2014 sappiamo com'è andata per l'Italia. Purtroppo. Tutti a discutere cosa ha funzionato, cosa non ha funzionato. Ognuno, come al solito, ha la sua soluzione. Anche Brandon Flowers dei Killers vuole dare il suo suggerimento al neo CT Antonio Conte. Sì. E propone in Smile Like You Mean It un'inedita e rivoluzionaria coppia di centrali difensivi. Sì, sentiamo. Smaila e Chiellini. Umberto Smaila e Chiellini. Vabbè, tu prova a saltarlo, Smaila. A saltarlo è facile. Girargli intorno. Uno alto e uno basso. E poi la cosa bella di Smaila è che ti fa il trenino dopo.
Segnalatore Fabio Castro: nonostante la popolarità e il successo, Anna Tijoux rimane quel braccino corto che tutti conoscevamo. Guarda, sì, ha voluto a tutti i costi comprarsi un cellulare farlocco di marca Phony. La Phony, un Phony, che funziona una volta su tre, lo smonta, lo pulisce, ci soffia dentro, naturalmente. E poi in 1977 dice: secondo me è la batteria. Secondo me è la batteria. Sai che un cazzo? Secondo me la batteria. Mi sa che c'hai l'iPhone 5, se la batteria è l'iPhone. Segnalatore Fabio Totoro Saleri. Sì. Fabio Totoro Saleri. La punk band Exploited ha come amico Sid Besozzi, un punk a bestia senza futuro. Sid Besozzi. Che si lamenta che non riesce mai a limonare con Nancy, la ragazza dei suoi sogni. Sid e Nancy. Sì. E lo credo, si concia. Si concia come un punk a bestia. Però non vogliono mortificarlo troppo. E allora in Punks Not Dead cercano di rassicurarlo dicendogli: forse te la dà, forse te la dà, forse te la dà, forse te la presta. Forse te la dà, forse te la dà, forse te la dà, forse te la presta. Per una volta. Poi la rivuole, eh? Non è che... Dopo nasce il dubbio, diciamo. Forse te la dà, forse te la dà, forse te la dà, forse te la presta. Rebecca da Varese segnala questa travisata: Dan Reynolds degli Imagine Dragons ha scoperto da poco di essere il Sora in provincia di Frosinone, e no, di Las Vegas. No! E che il suo vero nome non è Dan Reynolds, ma è Daniele Rinaldi. Ma dai! Di Sora. Per questo è fermamente convinto dell'idea di reimpossessarsi delle sue radici sorane. Certo. Nella canzone On Top of the World spiega a tutti gli altri del gruppo: e voglio ritrovare sentimenti e vacche, mi dicono d'esse ciociaro. Bravissimi, quale migliore inizio, ragazzi!